Quello che vedete è ciò che rimane oggi della base dei sommergibili tedeschi nella città francese di Bordeaux. Il bunker, come molti altri lungo la costa francese, era destinato a proteggere gli U-boat dai bombardamenti, consentendo poi loro di operare nell'Atlantico contro i convogli alleati. Se le gesta degli U-boat tedeschi sono famosissime, è forse meno noto ai più che anche la Regia Marina italiana prese parte alla Battaglia dell'Atlantico, con una piccola forza di sommergibili oceanici. La loro base era situata proprio accanto al bacino dove nel 1943 sorse il bunker visto in apertura. Essa è passata alla storia con il suo nome in codice, Betasom. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia aveva una delle più grandi flotte di sommergibili al mondo, divisa in 38 battelli oceanici e 68 costieri, più altre unità per addestramento e posamine. La differenza tra le due categorie principali stava essenzialmente nelle dimensioni, nell'autonomia e nel numero di cannoni. I piani prebellici italiani immaginavano un conflitto combattuto contro la Francia, dove i sommergibili costieri avrebbero saturato il Mediterraneo e quelli oceanici avrebbero attraversato lo Stretto di Gibilterra per attaccare le rotte mercantili francesi. A tal fine, gli italiani avevano condotto studi oceanografici approfonditi sullo Stretto e sulle sue correnti. Durante la guerra, questa conoscenza si rivelò un grande vantaggio e non un singolo battello fu perso nel passaggio dello Stretto. Il dispiegamento dei sommergibili italiani nell'Atlantico iniziò già nel giugno del 1940, con due sommergibili che partirono da Cagliari, pochi giorni prima della dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, seguiti poi da altri due in luglio. Un battello tornò indietro a causa di una serie di inconvenienti tecnici, mentre gli altri tre, Finzi, Calvi e Veniero, raggiunsero le loro zone di agguato a nord delle Isole Canarie, ma non avvistarono navi nemiche. I tre battelli rientrarono poi in Italia, attraversando nuovamente lo Stretto di Gibilterra indisturbati. Questa breve esperienza mise subito in luce le difficoltà di operare sommergibili nell'Atlantico partendo da basi in Italia. A luglio la Regia Marina propose alla Kriegsmarine di dispiegare una forza di circa 30 sommergibili in uno dei porti della Francia occupata, un'opzione che avrebbe facilitato la conduzione delle operazioni. L'ammiraglio Dönitz, che all'epoca non poteva contare su grandi numeri di U-boat, accettò di buon grado la proposta e così ebbe inizio l'epopea di Betasom. Dopo il via libera della Kriegsmarine, l'ammiraglio Angelo Parona partì per la Francia alla ricerca di un porto adatto che avrebbe potuto ospitare la base italiana. L'ammiraglio Parona, in accordo con Marie Cossomme, il comando superiore dei sommergibili, scelse il porto fluviale di Bordeaux. E di conseguenza la Regia Marina istituì con direttiva del 23 agosto 1940 il gruppo Sommergibili Atlantici al comando dell'ammiraglio Parona. Inizialmente furono assegnati alla nuova base 27 sommergibili, 10 della classe Marcello, 6 della classe Marconi, 3 delle classi Calvi e Liuzzi, 2 delle classi Otaria e Argo e 1 della classe Brin. Queste unità iniziarono ad arrivare a Bordeaux in piccoli gruppi da settembre 1940, completando il rischieramento nella base di Betasom entro dicembre dello stesso anno. Il gruppo dipendeva direttamente da Supermarina a Roma, ma avrebbe ricevuto disposizioni operative anche dal comando U-Boat della Kriegsmarine. La base vera e propria a Bordeaux consisteva di un bacino a livello costante per ospitare i sommergibili, collegato al fiume Garonna, con delle chiuse. Vi erano anche due bacini di carenaggio, edifici di comando ed officine, mentre gli equipaggi e il personale della base erano alloggiati in due navi passeggeri ormeggiati nelle vicinanze, il De Grasse e l'Usaramo. La sorveglianza era garantita da 225 marinai del reggimento San Marco. Sul lato occidentale c'era un altro bacino a livello costante, dove i tedeschi avrebbero costruito il loro bunker in cemento armato a partire dalla metà del 41. Nei primi mesi di attività, i sommergibili di Betasom affondarono 18 navi, per un totale di 69.000 tonnellate di stazza lorda.
a fronte di due sommergibili perduti. Vittima di uno di questi affondamenti fu il mercantile belga Cabalo, silurato dal sommergibile Cappellini, al comando del capitano di corvetta Salvatore Todaro. Todaro decise di rimorchiare una scialuppa di salvataggio con i 26 sopravvissuti del Cabalo e successivamente li prese a bordo a causa del peggiorare delle condizioni del mare. Furono poi sbarcati alle Azzorre pochi giorni dopo. Dopo il suo ritorno, il comportamento di Todaro fu criticato dai suoi superiori e dai tedeschi perché avrebbe corso rischi inutili. Tuttavia, quel giorno, un superiore senso di umanità aveva prevalso in Todaro. In questo periodo, i sommergibili italiani operarono sia nell'Atlantico centro-orientale, ma anche in quello settentrionale. Nel complesso, le loro prestazioni non furono eccezionali se paragonate ai risultati degli U-boot tedeschi. Quei primi mesi di esperienza atlantica portarono anche alla luce diverse problematiche inerenti all'arma subacquea italiana. I sommergibili impiegavano infatti troppo tempo per immergersi, dai 60 ai 120 secondi contro i 30-35 necessari ai sommergibili tedeschi. La loro velocità di superficie spesso non era sufficiente per inseguire i bersagli, specie in navigazione notturna. Le grosse dimensioni delle false torri facilitavano l'avvistamento da parte avversaria. I comandanti e gli equipaggi non avevano alcuna esperienza in merito all'attacco al traffico convogliato, tantomeno in ambienti oceanici. Non c'erano centraline di tiro per i siluri, cosa che complicava le operazioni, specie se di notte. La tenuta del mare era messa alla prova dalle dure condizioni meteomarine dell'Atlantico settentrionale. L'origine di tali problemi va in parte ricercata nell'esperienza della Prima Guerra Mondiale combattuta in Adriatico, completamente diversa dalla guerra allora in corso in Atlantico. Nella Grande Guerra, la Regia Marina schierava singoli sommergibili in punti trafficati o passaggi obbligati, dove si doveva aspettare i bersagli in immersione, senza alcuna ricerca o inseguimento delle prede. Ciò aveva avuto delle ripercussioni progettuali, come per esempio le alte ed ingombranti camicie dei periscopi o lo scarso accento sulla velocità in immersione. Nel corso della guerra vennero implementate diverse modifiche e aggiornamenti sui sommergibili italiani, che parzialmente migliorarono la situazione. La più evidente fu il ridimensionamento delle false torri e delle camicie dei periscopi, pesantemente ridotti su tutte le unità impiegate in Atlantico. Verso la fine del 1940, l'ammiraglio Parona chiese di poter mandare in addestramento alcuni dei suoi equipaggi alla scuola sommergibili tedesca di Gotenhafen. A seguito dell'approvazione di tale richiesta dai vertici delle due marine, l'addestramento ebbe inizio ad aprile 1941, col sommergibile Giuliani schierato nella base tedesca, su cui diversi equipaggi ed ufficiali avrebbero svolto cicli addestrativi. Nei primi mesi del 41 gli sforzi offensivi si divisero tra l'Atlantico settentrionale e centrale, quest'ultima zona ritenuta progressivamente più adatta per i sommergibili di Betasom date le condizioni meteomarine e per l'assenza di forti scorte. A maggio ci fu la prima operazione offensiva ad ovest di Gibilterra. 7 sommergibili furono dispiegati e affondarono 6 navi mercantili. Alla fine di maggio arrivarono a Betasom i sommergibili Guglielmotti, Archimede, Ferraris e Perla. Queste erano le unità che avevano lasciato l'Africa orientale italiana e avevano circumnavigato il continente africano dopo un lungo e pericoloso viaggio. Il Ferraris e l'Archimede rimasero in forza a Betasom sino al loro affondamento, mentre il Perla e il Guglielmotti rientrarono in Mediterraneo. Tra maggio e giugno i tedeschi conclusero che era meglio ritirare i sommergibili italiani da Betasom. Alla base della decisione vi era la considerazione che i risultati dei battelli italiani erano sotto le aspettative. Vi era la necessità di disporre di nuove basi per ospitare il numero crescente di U-boot e non da ultimo l'esigenza di rinforzare il Mediterraneo. Hitler comunicò personalmente la decisione a Mussolini e l'8 giugno il Comando Supremo ordinò alla Regia Marina di ritirare tutti i sommergibili atlantici da Betasom. La Regia Marina non fu molto contenta di questa decisione, né lo era l'ammiraglio Parona. Egli riuscì a convincere l'ammiraglio Dönitz a mantenere a Betasom un gruppo dei sommergibili più grandi, non adatti alle operazioni in Mediterraneo.
In conseguenza, diverse unità iniziarono il loro rientro in patria e il numero dei sommergibili in forza Betasom diminuì dai 27 disponibili a giugno a 18 a settembre e a 11 a dicembre. Questi dati includono ovviamente anche le perdite. Uno strascico di questi avvenimenti fu il deteriorarsi delle relazioni tra Marico Somma e Parona, che portarono alla sua sostituzione con il comandante Romolo Polacchini già a settembre. A novembre l'esistenza di Betasom venne messa di nuovo in discussione, questa volta dagli italiani. Il generale Cavallero, capo di Stato Maggiore Generale, voleva ritirare tutti i sommergibili atlantici ed usarli per compiti di trasporto tra l'Italia e la Libia. Quando la decisione prese forma in dicembre, i tedeschi si opposero. Il quadro strategico era cambiato e con l'ingresso degli Stati Uniti in guerra, la Kriegsmarine voleva utilizzare tutte le forze subacquee disponibili. Il bilancio dell'anno 1941 era di 33 navi affondate per 160.000 tonnellate di naviglio a fronte di 8 sommergibili persi. Nel gennaio del 1942 il comando di Betasom inviò i suoi sommergibili efficienti, Tazzoli, Da Vinci, Finzi, Torelli e Morosini, a caccia del traffico alleato nell'area tra la Florida e le Bahamas. La missione durò fino ad aprile. E gli italiani affondarono 16 navi per 96.000 tonnellate di naviglio, con il Tazzoli che ne aveva affondate 6 da solo. Fu poi la volta del sommergibile Calvi, che partì per una missione di 52 giorni nelle acque brasiliane, dove affondò 5 navi per 29.000 tonnellate di naviglio. L'estate vide i pochi sommergibili italiani rimasti affondare altre 6 navi per 33.000 tonnellate, con la perdita del Morosini e del Calvi, mentre il Torelli rimase gravemente danneggiato. A ottobre solo il Tazzoli e il Da Vinci erano efficienti e partirono per una nuova missione, dove riuscirono ad affondare quattro grandi navi mercantili per un totale di 46.000 tonnellate. Queste due unità erano comandate in quel momento rispettivamente da Carlo Fecia di Cossato e Gianfranco Gazzana Priaroggia, passati alla storia come i migliori assi dei sommergibili italiani. Altri comandanti che si distinsero nelle operazioni in Atlantico e che mi piace ricordare furono i comandanti Primo Longobardo, Athos Fraternale, Luigi Longanesi Cattanei ed Emilio Olivieri. Nell'ottobre del 42 il grande sommergibile oceanico Ammiraglio Cagni venne destinato a operare nell'Atlantico, rinforzando i decimati ranghi di Betasom e portando il numero di sommergibili disponibili a 10. Il Cagni attraversò lo stretto di Gibilterra e in seguito affondò il mercantile britannico armato Dacomba. Il Cagni navigò poi lungo la costa africana fino alle acque al largo del Capo di Buona Speranza e affondò il piroscafo greco Argo. Il sommergibile fece poi ritorno, arrivando a Betasom alla fine di febbraio, dopo 136 giorni di missione, stabilendo il record assoluto di permanenza in mare di un sommergibile italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Alla fine dell'anno, il capitano di vascello Enzo Grossi, ex comandante del sommergibile Barbarigo, divenne il comandante di Betasom. Grossi era una figura piuttosto discussa, poiché la sua fama derivava dal presunto affondamento di due corazzate americane al largo delle coste brasiliane, per cui aveva ricevuto due medaglie d'oro al valor militare. Polacchini, il precedente comandante di Betasom, era stato piuttosto scettico sulla veridicità di questi affondamenti. Tuttavia, la macchina della propaganda optò per sfruttare tali rivendicazioni che alla fine si rivelarono ovviamente false. All'inizio del 1943, Betasom poteva contare solo sui sommergibili Tazzoli, Archimede, Bagnolini, Barbarigo, Cappellini, Torelli, Finzi, Da Vinci, più il Cagni ancora in mare. Queste unità partirono per l'ultimo ciclo di operazioni lungo le coste brasiliane e africane. L'Archimede fu perso alla fine di febbraio, mentre Leonardo da Vinci fu affondato a maggio. Questo sommergibile era di ritorno da una fruttuosa missione che aveva toccato anche l'Oceano Indiano e dove aveva affondato 6 navi mercantili, rendendolo il sommergibile italiano di maggior successo della Seconda Guerra Mondiale, con un bilancio di 120.000 tonnellate di naviglio affondato. Il comandante Gazzana Priaroggia morì con l'intero equipaggio nell'affondamento. A questo punto i sommergibili italiani di Betasom, già ridotti di numero, stavano rapidamente diventando obsoleti e nuove necessità apparivano all'orizzonte.
i tedeschi intravidero l'opportunità di usarli per il trasporto di materiali strategici dalle Indie orientali, controllate dai giapponesi. Gli ampi spazi interni potevano garantire il trasporto di carichi più grandi rispetto agli U-boot. Gli italiani accettarono di concedere queste unità in cambio di un numero uguale di U-boot tipo 7. I sommergibili di Betasom furono sottoposti ai lavori di modifica necessari, che includevano lo sbarco di tutte le armi e le munizioni, per far guadagnare spazio, con l'eccezione delle armi antiaeree. Tra maggio e giugno i sommergibili Cappellini, Torelli, Tazzoli e Barbarigo partirono per la loro lunga missione in Estremo Oriente. Solo i primi due arrivarono a destinazione, ma non fecero mai ritorno in Europa. Ma questa è un'altra storia. Anche il moderno sommergibile Cagni fu impiegato nelle missioni di trasporto. Le dimensioni maggiori dell'unità consentivano al Cagni di mantenere l'armamento in modo da poter ancora attaccare le navi mercantili nemiche lungo il percorso. Il sommergibile partì a giugno facendo rotta per l'Atlantico meridionale e poi l'Oceano Indiano. L'8 settembre il sommergibile era a soli 1800 miglia marine da Singapore, quando ricevette la notizia dell'armistizio firmato tra l'Italia e gli alleati. I nuovi ordini da Roma prescrivevano di recarsi nel porto alleato di Durban, dove arrivò il 20 settembre. Subito dopo l'armistizio, i tedeschi presero possesso degli ultimi due sommergibili rimasti, il Bagnolini e il Finzi. Dopo l'armistizio, la maggior parte degli uomini ancora a Betasom optò per continuare a combattere a fianco ai tedeschi, avendo loro comunque ben poche alternative data la loro ubicazione geografica. Questi uomini furono successivamente rimpatriati nell'Italia ancora occupata dai tedeschi. Vale la pena ricordare il caso di Giacomo Parodo, un marinaio del reggimento San Marco che fuggì e cercò di raggiungere i partigiani francesi. Purtroppo egli fu catturato dai tedeschi e dopo aver rifiutato di collaborare venne fucilato. Con gli avvenimenti dell'8 settembre la storia di Betasom e dei suoi sommergibili giunge ad una conclusione. Dando uno sguardo ai numeri sulla partecipazione italiana alla Battaglia dell'Atlantico, possiamo vedere che 31 furono i sommergibili impiegati da Betasom nei 36 mesi di operazioni. Complessivamente affondarono 109 navi mercantili per un totale di 568.000 tonnellate. Furono perduti 16 sommergibili e con loro 760 uomini. Gli equipaggi italiani combatterono in un ambiente ostile per il quale non avevano ricevuto addestramento né possedevano la dottrina adeguata. Acquisirono progressivamente una preziosa esperienza, affinarono le proprie tattiche e raccolsero via via più successi, trovando un buon terreno di caccia nelle vaste aree dell'Atlantico centro-meridionale. Pochi uomini e battelli che combatterono coraggiosamente in una guerra disgraziata, le cui storie penso che meritino di essere raccontate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre le fonti sono nella descrizione, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Per il resto, vento in poppa e arrivederci al prossimo video.